Bella raga, oggi vi porto un video un po' diverso dal solito, perciò se volete skippare subito sulla via andate a questo minutaggio qui. Non lo so, quindi ve lo metto qui tra le mie mani. Altrimenti il mio consiglio è guardatevelo tutto che non ve ne pentirete. Avete presente quei giorni in cui siete stanchi della solita routine e non vedete l'ora di arrivare a casa dal lavoro, fare lo zaino? Questa è stata il mio weekend in Valle Orco. Mi sono recato con il mio amico Ale per ripetere la via Nautilus e fare qualche fessura lì in zona. Ovviamente ho pigliato un sacco di bastoni, ma è stata comunque una gran bella esperienza e sicuramente vorrò ritornare. Un'arrampicata un po' diversa dal solito a cui non sono abituato, ma che vale la pena veramente sviluppare. Detto ciò, iniziamo con Nautilus e godetevi le immagini. Ieri figa prima via Trad sul Nautilus. Adesso me lo tolgo. Thank you.
Nautilus, bello. Dopo esserci alzati totalmente devastati la giornata di sabato, domenica abbiamo optato invece per fare qualche fessurina, qualche monotiro lì in zona. Lovers, cosa andremo a fare? Andremo a fare probabilmente un po' di bella falesia, magari una bella fessura... Ah no, non è vero, fessura della disperazione magari. Faremo incastromania, prenderemo schiaffi dappertutto. Lui è venuto ieri a fare la sua prima via trad e adesso vuole già fare la disperazione, signori. Qua ci mangiamo le tappe. Qua io mi mangio le mani. Anche. Ahimè, non abbiamo neanche provato incastromania, ma ci siamo comunque divertiti su una serie di monotiri molto facili. Più qualcosina un po' più complicato che è Python 6A. Mary Poppins 5C. Oh, il bellissimo primo tiro della fessura della disperazione. È una bella fessura... Ah no, non è vero, fessura della disperazione. Anche per stavolta è tutto, spero che come al solito abbiate gradito le immagini, purtroppo la GoPro durante la via ha iniziato a fare le bizze, quindi diversi passaggi si sono persi. Cercato di mostrarvi il più possibile con quello che sono riuscito ad avere. Io come sempre vi ricordo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete il video con i vostri amici. In descrizione trovate i link ai miei canali social, se invece volete rimanere sempre aggiornati, trovate il link dei siti che ho seguito per avere la descrizione delle vie e tutto il resto. Ovviamente se soggiornate lì in zona vi consiglio di fermarvi presso il camping La Peschera, dove potrete sia noleggiare che comprare tutto ciò che vi serve, trovare birre molto buone e informazioni riguardo alle vie col personale preparatissimo e gentilissimo. E come sempre è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!